schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo, che non basta mai. Ma Maxi Mix, che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un Money Glitch, ovvero il Money Glitch che ho portato qualche giorno fa, che ancora funziona ed è quello più facile ragazzi. Funziona anche quell'altro della Wenger, però ho preferito portarvi questo che è molto più semplice, quindi lo potete fare tranquillamente. Avete bisogno semplicemente di un amico e l'auto che volete duplicare. Allora, il vostro amico che cosa dovrà fare? Dovrà andare in una missione creata da Rockstar, o meglio ancora un lavoro da titano, prima ancora di entrare nella vostra base operativa, perché se tenterà di farlo nella base operativa gli potrebbe dare un messaggio di errore e potrebbe, diciamo, non fargli avviare questa cosa, insomma, no, questa missione. Quindi a questo punto entrate nella vostra base operativa, fate entrare anche il vostro amico insieme a voi e da qui saremo pronti per fare il glitch, ragazzi, che è veramente di una semplicità unica secondo me, quindi penso che potete approfittare, anzi secondo me dovete approfittare. L'unica cosa che vi serve è l'amico, però penso che tutti ci avete un amico che magari è disponibile a darvi una mano, magari vi date una mano a vicenda, vi date una mano. Quindi a questo punto, quando il vostro amico è all'interno della vostra base operativa, l'unica cosa che dovrà fare è avviare nuovamente la missione o un lavoro da titano e restare nella schermata della missione con la missione chiusa, ragazzi. Un altro requisito, diciamo requisito tra parentesi perché non è un requisito, però buona parte fondamentale di questo glitch è che dovete stare in party con il vostro amico. Quindi a questo punto saliremo in auto, premeremo il tasto PS e andremo nel party. Quindi andiamo a farlo, andiamo nel party del nostro amico, con il nostro amico facciamo un partecipa a sessione. La prima volta ragazzi lo fate a vuoto perché ci mette molto tempo a caricare, cancellate il messaggio, ritornate nel party, fate partecipa a sessione e subito dopo spammate velocemente R2 e premete X, R2 per uscire dalla base operativa e X per accettare il primo messaggio. Se tra il primo messaggio e il secondo messaggio ragazzi vedete lo schermo nero, cioè non vedete l'auto dall'alto, il glitch sta funzionando. Se vedete l'auto dall'alto dovete ripetere questo procedimento ragazzi, il vostro amico potrà rimanere nella missione tranquillamente. Allora vi dovrete fermare nella seconda schermata per almeno una sessantina di secondi in maniera tale che il gioco si bughi e vi porterà sotto mappa ragazzi. Adesso andremo a vedere. Una volta passati questi 60 secondi diciamo, l'unica cosa che dovete fare è accettare questo messaggio ragazzi. Una volta che avrete accettato questo messaggio vi troverete sotto mappa, come adesso andremo a vedere. Quindi accettiamo il messaggio ragazzi, ci ributterà fuori dalle nuvole e ci troveremo in questa situazione sotto mappa. A questo punto accelerate, una volta che accelerate vi spawnerà in strada. Quando sarete in strada, io adesso qui scendo, vi faccio vedere che l'auto non è presente in mappa, però è mia ragazzi. E quando sarete in strada l'unica cosa che dovrete fare è portare questo veicolo a un garage vicino a voi. Allora ragazzi, si può fare anche con il centro operativo mobile senza che me lo chiedete, ve lo dico io, si può fare, però dovete avere la mira manuale, dovete avere un sacco di cazzi regà, e so la bellezza di 6-7 passaggi in più, perché entra e esci dal com, poi se bugga unitevi a una sessione, unitevi a un'attività e cazzate varie. Quindi io consiglio di fare con questo metodo. Io da quel metodo lì ho tirato fuori questo metodo che è ancora più semplificato, non dico che l'ho scoperto io perché comunque erano due glitch differenti che si facevano e io ho sommato questi due glitch ed è uscito fuori questo glitch. Quindi una volta che avete fatto il tutto, portate l'auto
nel vostro garage, entrate nel vostro garage dove avete le LG RH8 come ho fatto io, ne portate fuori una e mettete la LG Retro Custom dentro. Mi raccomando, targhe personalizzate, perché con questo glitch si clona anche la targa, cioè la targa non rimane pulita, quindi mi raccomando usate una targa personalizzata per fare questo glitch. E basta ragazzi, e così a go go potete ripetere questo glitch a go go. Io adesso ritorno nella base operativa per farvi vedere che l'auto che ho usato per duplicare è nella base operativa, e vi faccio anche vedere la data e l'ora ragazzi, perché è giusto che sia così, perché sennò qualcuno mi dice: ah, ma hai ripostato un video di qualche giorno fa. Sì, l'ho ripostato perché funziona ragazzi, come avete visto, data e ora. Quindi adesso torniamo nella base operativa e andremo a vedere che la nostra auto è presente nella base operativa, solamente che è invisibile ragazzi. Per farla tornare visibile sarà sufficiente un cambio di posto tra l'auto che avete appena sdoppiato e un'altra auto che sarà lì, e il gioco è fatto ragazzi. Come ho già detto, funziona un altro anche con il COM, funziona il glitch della Wenger, però ho reputato più semplice questo, quindi vi ho portato questo di glitch ragazzi. E che altro aggiungere? Nulla, fatelo. Un saluto a tutti, al prossimo video.